Dammi tre motivi per non venire al tuo spettacolo. Allora, che non sono come gli altri, non vi dico le cose che vorreste sentire. Bravo. Mi conosce, no? Magari adesso, anche in questo momento, mi sta sentendo parlare. Cioè, ho paura che pensi di me che sono arrogante, capito? E io non voglio che che la gente che mi ascolta pensi che io sono arrogante senza prima aver speso i soldi per vedermi, perché io vorrei che lo scoprano. Che lo sono realmente quando vengono in teatro. Cioè, io non voglio che la gente si faccia un pregiudizio su di me dicendo: ah, però a me quello non piace perché è arrogante. Invece io Esatto. no, io vorrei in questa fase apparire simpatico, no, alla gente che mi ascolta, che la gente dice: ah, ho visto uno da Minutella, oh, ma lo sai che simpatico sto ragazzo, mi piace, è strano, è diverso, però voglio vederlo in teatro. Poi viene in teatro, ormai ha speso per vedermi, quindi io ho guadagnato. E si rende conto che realmente sono stronzo, quindi io, capito, devo cercare di fargli imboccare, quindi io no, non posso, per questo non faccio mai interviste, Massimo, perché poi ho paura di mettere un muro, capito, un muro, le persone non devono, perché ovviamente, funziona così un prodotto, cioè un prodotto lo vendi se riesci come dire, a nascondere i suoi difetti. E io faccio fatica a nascondere i miei difetti.